Direttamente dallo stadio Fratelli Paschiero siamo con un ospite d'eccezione e spettatrice quest'oggi per la partita del Cuneo, Simona Sodini. Allora Simona, ieri una partita, un derby diciamo di Coppa Italia contro la Musilo Saluzzo, le risposte sul campo sembrano essere state molto positive, è arrivata una vittoria tonda, tennistica, e quindi il Cuneo parte bene per questa nuova stagione. Sì, prima di Coppa Italia diciamo che abbiamo iniziato a mettere su diciamo qualche piccolo risultato, anche se non è ancora il campionato, abbiamo ancora da mettere benzina sulle gambe, stiamo lavorando bene e ieri è stata un bel inizio. Possiamo fare ancora molto molto di più, ma dobbiamo ancora lavorare tanto, per adesso ci vediamo questa vittoria, aspettando diciamo il secondo turno per poi proseguire per il campionato. Ecco, per te che sei ormai una bandiera di questa piazza, com'è stato il ritorno sul campo di gioco, diciamo? Beh, il ritorno è stato un po' faticoso. Da 2 mesi dopo il parto ho iniziato ad allenarmi tutti i giorni, quindi è stato un po' faticoso, ma anche molto emozionante. Diciamo che ho esordito a 14 anni in Serie A, ma sembrava di nuovo il secondo esordio, ed è andato bene. Poi con il gol, meglio di così, non poteva essere. Quali sensazioni invece, guardando l'organico e diciamo il gruppo di compagne che hai per questa stagione in Serie A? È un bel gruppo, di ragazze molto, a parte tante nuove, però molto giovani e con tanta voglia di far bene. Abbiamo subito creato un bel gruppo di, diciamo, di vecchie e giovani, tra virgolette, veterane, tante ragazze giovani, e insieme cercheremo di dare il massimo per portare il gruppo fuori dal campo e metterlo sul campo. Ringraziamo Simona Sodini. Grazie a voi.